Proprio per questo motivo sarò molto più sintetico su questo secondo emendamento che di fatto prevede solo due interventi. Il primo, analogamente a quanto avvenuto già nel precedente emendamento, è un'operazione di variazione di entrata con vincoli di destinazione per registrare maggiori contributi, così come riportato in tabella adesso andrò a descrivere, che comporta una pari modifica delle previsioni di spesa. Parliamo del Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, un contributo della Regione Lazio per il progetto AIPOCAD o IPOCAD per la promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione per un'efficace governance delle politiche del lavoro e di integrazione. Prevede due variazioni 2017 e 2018 rispettivamente di 82.080 e di 70.080 euro. La seconda parte del provvedimento ha un volume di complessivi 289.322,89 euro ed è diciamo uno spostamento, una rimodulazione di fondi fra stanziamenti attestati sui municipi per l'anno 2019 e trasmissione al Dipartimento Tutela Ambientale per la predisposizione del bando di gara per l'affidamento di servizi centralizzati a cura appunto del Dipartimento Tutela Ambientale, che appunto prevede questa rimodulazione relativa a stanziamenti per disinfestazione, derattizzazione dai centri di costo, come ho detto, attestati attualmente sui municipi. Quindi di fatto si tratta di una rimodulazione di fondi. Non avrei altro da aggiungere. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Passiamo alle dichiarazioni di voto.